Investing Napoli, per fare un po' un passo indietro a qualche giorno fa, è stato sicuramente un appuntamento di successo e quindi insomma molto molto seguito dal pubblico, più di 1000 spettatori se non erro, non vorrei dare dei dati che non sono correttissimi, però abbiamo visto un costante afflusso di persone sempre più interessate al mondo comunque degli investimenti e del trading. Noi come Unicredit ogni mese, appunto per restare in tema degli eventi fisici, abbiamo preparato, o comunque avremo un incontro presso la nostra torre di Unicredit che sarà il 18 di aprile, questa volta il pomeriggio dalle 16 alle 19:30, in cui oltre me e Marco Medici ci sarà Gabriele Bellelli e quindi parleremo di certificati di investimento sul medio-lungo termine e ci saranno i colleghi della ricerca Unicredit, quindi diciamo andiamo a leveraggiare sulle competenze e le forze interne. Benissimo, quindi Spiegheranno tutto il team al fondamentalmente, completo tutto alla il team al fine. completo, spiegheranno un po' che cosa è successo nel primo quarter, cosa aspettarci dai mesi successivi, quindi sarà sicuramente un bellissimo appuntamento. Detto questo, in realtà noi di appuntamenti ne abbiamo tantissimi, appuntamenti con Renato, appuntamenti ovviamente con tutti i nostri altri partner, con cui cerchiamo di abbracciare tutti quelli che sono le novità in termini di prodotto, spiegandone le caratteristiche, spiegandone gli utilizzi, al fine di soddisfare un po' le esigenze di formazione della clientela. Ricordo sempre, io lo ricordo sempre, questi appuntamenti non sono appuntamenti o consigli, ovviamente sono indicazioni su come poter utilizzare un prodotto finanziario nel modo più corretto possibile, al fine di soddisfare le esigenze di rendimento o di protezione nel medio-lungo termine o nel brevissimo termine. Quindi noi ce la mettiamo tutta, speriamo insomma che il messaggio arrivi sempre più forte e insomma perché bisogna studiare, 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 lavorare Sì. tanto. È uno. Formazione continua, lo diciamo sempre, vale per tutte le professioni, vale Esatto. anche per la vostra, naturalmente, per chi si occupa di mercato. Poi, ecco, in una situazione così variabile, lo studio deve essere veramente continuo. È un lavoro ad alto costo informativo, nel senso bisogna essere costantemente aggiornati, costantemente informati e le evoluzioni di mercato sono costanti, sono tante e ovviamente insomma bisogna essere sempre un po' sul pezzo. E secondo me quello che facciamo noi come Unicredit con tutti questi formatori che ci accompagnano nel cammino è sicuramente una parte molto importante, no? Che poi deve diciamo affiancare gli investitori appunto nelle loro scelte. Sicuramente Renato ci dà una grandissima mano con la sua community. Noi cerchiamo di rispondere prontamente, insomma, come diceva spesso e lo ricordo ancora. Spesso cerchiamo di soddisfare le esigenze che ci pervengono dalla community di Renato nello strutturare prodotti o comunque nel mettere sul mercato nuovi turbo con sottostanti che magari non abbiamo in gamma. Quindi io lo ricordo, chi fosse comunque interessato ad un sottostante che noi non abbiamo in gamma può o scriverci una mail o telefonarci al nostro numero verde e noi ovviamente diciamo fatti i dovuti controlli, Chiaro. ovviamente cercheremo di soddisfare le esigenze. Alcune volte ci si riesce, altre volte no, però insomma cerchiamo di essere vicini anche alla clientela in questo caso. Chiaro, ecco, sono anche i clienti che possono farvi da spunto, fornirvi qualche assist per proprio la creazione poi di nuovi prodotti. Ecco, Renato, chiudo con te perché Riccardo ha parlato appunto di un lavoro che richiede una formazione e un'informazione costante, ma insomma per chi lo fa non solo per professione ma anche per passione. Come voi sicuramente, ecco, lo sforzo alla fine viene ricompensato anche dalla community e da tutti i risvolti, ecco, positivi che vi arrivano. Sì, anche perché qui i mercati cambiano giorno Eh dopo sì. giorno, abbiamo visto, e davvero stare fermi è pericoloso. Quindi strategie di copertura o strategie ribassiste, quelle, cioè, poi con i turbo veramente si può gestire situazioni sia al rialzo che al ribasso in maniera abbastanza semplice, basta prendere come riferimento quello che è il prezzo strike. Io poi anche nella scelta odierna mi piace tenere con una tolleranza maggiore, il che significa che se inizialmente ho investito X euro, 100, 200, 500, 1000 euro per quel turbo,
esempio, a me non è mai capitato che è andata a toccare il prezzo strike, l'ho chiuso in perdita, però prima, quindi ho ridotto anche quello che era il massimo rischio in euro. Quindi magari usare anche questo consiglio, diciamo, tenetevi un po' più distanti. Lo so che la leva scende, però bene, insomma, prima cosa non perdere o perdere il meno possibile, cercare di preservare il capitale, perché è importantissimo. Chiaro, anzi è il consiglio numero uno, insomma, la protezione e Assolutamente. la difesa del capitale. Poi, naturalmente, se ci sono anche opportunità di guadagno, bisogna saperle sfruttare. Questa è un po' l'indicazione che diamo.